Lunedì 22 luglio 2019. Santa Maria Maddalena. Dal Cantico dei Cantici. Così dice la sposa. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrata le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell'anima mia. Dal Salmo 62. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. O Dio, tu sei il mio Dio. Dall'aurora io ti cerco. Ha sete di te l'anima mia. Desidera te la mia carne, in terra arida, assetata, senza acqua. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Le mie labbra canteranno la tua lode. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Così ti benedirò per tutta la vita. Nel tuo nome alzerò le mie mani, come saziato dai cibi migliori. Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Quando penso a te, che sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la tua destra mi sostiene. Ha sete di te, Signore, l'anima mia. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore, e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e ciò che le aveva detto».